Ancora una tragedia del mare nel canale di Sicilia, 25 morti, da cui due soldi recuperati giunti a Pozzallo. Fermato lo scafista del Gomoni che si era squarciato in mare aperto. Conferenza di servizio lunedì per la realizzazione dell'autostrada Ragusa-Catania e per il parlamentare Nello Di Pasquale Rosso Ragusa, il traguardo è ormai vicino. La sua acqua al verde lo sostengono al meetup di Comisolt alle parlamentari 5 Stelle Maria Lucia Lorefice e Vanessa Ferreri. Servono, dice, competenze e basta con incarichi politici. Lavoro in corsa da CAT per sistemare strade, verde pubblico, acqua e pulizia dei quartieri. Sono le priorità cittadine al sindaco Raffo, tra l'altro tutte a costo zero. A Comiso l'opposizione chiede carezza al comune sull'ordinanza con cui si vieta l'utilizzo dell'acqua ai fini domestici. Siccome si parla di salute, dicono dall'opposizione, occorre informare la città. Benvenuto a un appuntamento con l'informazione su eventi Sicilia, ennesima tragedia nel canale di Sicilia, migranti, 25 morti, due di loro sono stati recuperati, le salme sono giunte a Pozzallo, fermato lo scafista che avrebbe condotto il gommone, un gambiano di 33 anni, gommone che si era squarciato facendo appunto precipitare in acqua 25 persone. Bilancio ancora pesante, quello delle ultime ore nel canale di Sicilia. Sono arrivati a Pozzallo infatti 250, quasi tutti provenienti dal Centrafica, da loro anche le salme di due giovani caduti in acqua e recuperati. Altri 23 invece si risultano dispersi. Lo gommone, dove erano assiepati in 160, ad un tratto si è squarciato, facendoli cadere in acqua. Due sono stati recuperati appunto, ma per loro non c'era più nulla da fare. La polizia dopo lo sbarco ha fermato a Pozzallo lo scafista, Guai Malik, gambiano di 33 anni, accompagnato da un 23enne segalese. Secondo il racconto di alcuni testimoni, erano salpati dalle coste libiche in 160, poi in mare aperto il gommone che si era squarciato e il panico col dramma che si sarebbe consumato da lì a poco. Sempre la polizia ha anche arrestato un profugo nigeriano in quanto aveva tentato di far nuovamente ingressi in Italia in violazione delle norme vigenti. Era stato infatti espulso nel 2016 dalla questura di Varese. Al momento, in 15 approdi dal 2017, all'hotspot di Pozzallo hanno già fatto ingresso circa 4.300 migranti. Il prossimo 5 giugno, quindi lunedì, è in programma la conferenza dei servizi per quanto riguarda la realizzazione dell'autostrada Ragusa-Catania, una delle cosiddette incompiute siciliane. A dare notizia l'onorevole Nello Di Pasquale insieme all'onorevole Orazio Ragusa, che parlano di importante passo in avanti. Nuovo importante passo in avanti per ciò che concerne la realizzazione dell'autostrada Ragusa-Catania. È stata fissata infatti per lunedì 5 giugno la conferenza dei servizi necessaria all'approvazione complessiva e finale del progetto. Lo annunciano i parlamentari regionali Nello Di Pasquale, Orazio Ragusa, Ira Catania, alla riunione tecnica preparatoria in vista all'appuntamento di giugno. All'incontro erano presenti anche l'assessore regionale alle infrastrutture Giovanni Pistorio, i vertici della società Autostrade e addetti ai lavori. Durante la riunione è stato anche illustrato su carta come verrà realizzato il tracciato dell'opera viaria e come si snoderà per i territori. Ogniente ha inoltre avuto l'opportunità di esporre le proprie valutazioni e osservazioni in vista della conferenza di lunedì prossimo. Per i due parlamentari Blay la percezione è quella di un lavoro complesso arrivato ormai a pochi passi dal traguardo. La data del 5 giugno, affermano in coro Di Pasquale Ragusa, sarà quindi un appuntamento decisivo per il futuro della provincia Blay, perché dall'esito del vertice si potrà andare finalmente all'apertura dei cantieri. Poi c'è l'aeroporto di Comiso, secondo il Movimento 5 Stelle la sua acqua sarebbe al verde, raschiando il barile afferma il MEPAP di Comiso. Insieme alle parlamentari Maria Lucia Lorefice e Vanessa Ferreri non si va da nessuna parte, poi basta con gli incarichi politici. L'aeroporto di Comiso senza soldi e con un presidente che non ha delle competenze non può decollare, ma servono anche stabilità e fondi. E quanto affermano le parlamentari Movimento 5 Stelle Maria Lucia Lorefice e Vanessa Ferreri in un comunicato congiunto col Metap di Comiso. La SOACO che rasca il fondo del barile non può andare da nessuna parte, rilevano i grillini, e proseguendo su questa strada si rischia solo un colossale fallimento che la provincia di Ragusa non può permettersi. Riteniamo inoltre, alla luce della recente dimissione del presidente Bocchetti, quanto mai sbagliato e inopportuno, pensare che adesso serva soltanto attendere che il sindaco di Comiso individui e nomini un nuovo presidente.
Per l'orefice Ferrere e metà di Comiso bisogna quindi avere una visione di campo con un orizzonte ampio e i soci, la SAC e lo stesso comune, non devono eludere la necessità di dare a SOAC una dotazione economica indispensabile per affrontare i prossimi 3-4 anni. Inoltre, la nomina del nuovo presidente non deve avere alcuna finalità politica né creare sodalizi e alleanze in vista delle prossime elezioni amministrative. Allo stesso tempo, ribadiscono dal meetup di Comiso, occorre avere figure competenti nel CDA di SOAC, questo per influire positivamente sulla conduzione del business. Per l'orefice Ferreri, invece, è arrivato il momento di svoltare e, se non si riesce a capire questo, non potrà esserci alcun futuro per lo scalo di Comiso. Stipulati a Palermo la convenzione tra Unicredit e il Comune di Vittoria per lo svolgimento del servizio di tesoreria e rappresenta la firma della convenzione il segretario generale Antonino Maria Fortuna. È stata firmata a Palermo la convenzione tra Unicredit e il Comune di Vittoria per la gestione del servizio di tesoreria dell'ente. La convenzione affida così a Unicredit il ruolo di istituto tesoriere dell'amministrazione comunale sino al 2020. L'accordo è stato sottoscritto per Unicredit dal responsabile dell'area Sicilia e per l'ente parino da Angelo Piccione della centrale unica di committenza alla presenza del segretario generale Antonino Maria Fortuna. Il servizio in questione viene svolto, come è noto, col mandato informatico con firma digitale e consente di effettuare con modalità online i trasferimenti degli ordinativi di pagamento e di riscossione fra l'ente e la banca, eliminando così l'operatività manuale del cartaceo. Questa modalità di trasmissione assicura numerosi vantaggi, tra cui l'efficacia dei controlli e la rapidità nell'esecuzione degli ordini, garantiti appunto dalla firma digitale. E oggi Unicredit svolge complessivamente in provincia di Ragusa 15 servizi di cassa e tesorerie, servizi in particolare per 4 comuni, Vittoria, Ispica, Modica e Pozzallo, per Libero Consorzio Comunale, per 8 istituti scolastici e per 2 aziende speciali. L'acceso dibattito intanto di questi giorni sull'accorpamento delle Camere di Commercio di Ragusa, Catania e Siracusa fa intervenire l'onorevole Nino Minardo. Per l'esponente modicano di Forza Italia non può essere la Sardegna a decidere le sorti delle strutture camerali siciliane. Ma può essere che a decidere le sorti delle Camere di Commercio siciliane e di quella di Ragusa in particolare debba essere la Regione Sardegna? Se lo chiede a quanto infastidito l'onorevole Nino Minardo, a dire del quale si deve trovare subito il giusto equilibrio dei territori e non deve essere consentita la posizione strumentale di una sola regione. E tutto questo dopo che la recente conferenza Stato-Regioni ha sancito l'ennesimo ribaltone di una diatriba lungo ormai quasi 2 anni. Adesso, sottolinea Minardo, il Presidente della Regione faccia la sua parte e chieda immediatamente un'altra riunione di conferenza Stato-Regione, mettendo all'ordine del giorno la revoca della Camera di Commercio Catania-Ragusa-Siracusa. Lo stesso parlamentare modicano, come è noto, aveva già spiegato al Ministro dello Sviluppo Economico i motivi per cui la costituzione di 5 Camere di Commercio invece di 4 riesca a stabilire un giusto equilibrio che salvaguarda l'identità di un territorio già oltremodo danneggiato da scelte sbagliate e controproducenti. Lavori in corso in questi giorni ad Acate per sistemazione di strade urbane ed extraurbane, verde pubblico, acqua e pulizia dei quartieri. Sono le nostre priorità, ha affermato il sindaco Franco Raffo, tra l'altro a costo zero. Continuano gli interventi da parte dell'amministrazione comunale di Acate su quelle che vengono definite dal sindaco Raffo le vere priorità cittadine, e quindi la sistemazione delle strade, la loro pulizia, la tutela e salvaguardia del verde pubblico e il potenziamento dell'approvvigionamento idrico. Interventi possibili, dice Raffo, grazie a piccoli finanziamenti, frutto di compensazioni, che non intaccano minimamente le casse comunali, quindi interventi a costo zero. E con lo stesso criterio e saggezza messi in atto per dar maggiore decoro alla città, ha spiegato il sindaco, stiamo intervenendo anche su Villa Garibaldi, lasciata per anni in totale stato di abbandono, e che invece trasformeremo in un piacevole luogo di svago per bambini e adulti. Stiamo anche ponendo attenzione alla pulizia del verde pubblico, alla Villa Margherita e al cimitero. Un vanto quindi per la nostra comunità, che annovera volontari che con diligenza e spirito di abnegazione collaborano nell'interesse esclusivo della comunità e sempre a costo zero. Altra importante priorità quindi è l'erogazione dell'acqua. Per il sindaco di Acate, tranne casi eccezionali, l'acqua in questi 4 anni non è mai mancata. Ci sono comunque zone che soffrono, rimarca Raffa, e fortunatamente si è potenziata di recente l'erogazione in uscita al serbatoio grazie al supporto e al consorzio di bonifica. Bisogna infine risolvere il problema delle condotte otturate, ma risolveremo anche quello, conclude Raffo, denunce permettendo.
Relativamente al comunicato di ieri della senatrice Venera Padu che denunciava ritardi all'apertura del padiglione N dell'ospedale Busacca Scicli, l'ASP di Ragusa comunica che gli impegni presi di recente durante il sopralluogo del Consiglio Comunale sono relativi alla scadenza del 20 giugno. In atto l'azienda ha quindi sollecitato la ditta che ha svolto i lavori a completare la certificazione relativa alla fine dei lavori, integrazione della documentazione che è attesa in azienda entro la presente settimana. Durante la settimana successiva si prevede, spiegano ancora dall'ASP, che vengono svolti collaudi di legge e che preludono all'utilizzo appunto del padiglione N per usi sanitari. A Comisi e consiglieri di opposizione di Trapani e Schembri chiedono all'amministrazione comunale di informare la città riguardo all'ordinanza con la quale viene vietato l'utilizzo dell'acqua a fini domestici. Siccome si parla di salute, dicono dall'opposizione, non bisogna sottovalutare nulla. Non basta fornire le informazioni di base appena sufficienti a soddisfare i requisiti di legge. Occorre piuttosto garantire a tutti i cittadini il diritto ad essere adeguatamente informati e quindi a tutelare la propria salute. E quanto sostengono a Comisi i consiglieri di opposizione Dante Di Trapani e Maria Grazia Schembri, che chiedono all'amministrazione comunale di fare chiarezza su quanto sta succedendo in città dopo l'ordinanza sindacale con la quale viene inibito l'utilizzo dell'acqua ai fini domestici per un'estesa porzione di territorio. I due consiglieri si chiedono anche in cosa consiste il problema quando l'ASP ha comunicato i risultati dei campioni prelevati, visto che nell'ordinanza non viene riferito, e ancora per quanto tempo i cittadini potrebbero esservi rimasti esposti. Su tutto questo di Trapani e Schembri hanno preannunciato una specifica interrogazione consiliare perché dicono la salute viene prima di ogni cosa. Per questo chiederanno all'amministrazione comunale di non lasciare nulla a caso, a partire dall'individuazione delle zone interessate che non possono rimanere, dicono i due consiglieri, una vaga indicazione di un ancor più vago e incomprensibile perimetro, ma devono essere note dettagliatamente nell'interesse di tutta la collettività. Adesso la pagina di Ragusa, altre 45 adesioni per l'associazione Pericentro dopo l'assemblea con i cittadini delle contrade a Monte di Marina di Ragusa. Per il presidente Peppe Calabrese, stiamo sulla strada con la gente e i like li prendiamo dal vivo. L'associazione Pericentro si sposta nelle zone di mare e continua a riscuotere consensi. Lo rimarca il presidente Peppe Calabrese, che parla di associazione che sta sulle strade con la gente, non al chiuso, in caminetti ristretti e con i like che si prendono dal vivo. La neonata associazione ragusana si è quindi portata nelle contrade a Monte di Marina, dove ha potuto appurare come il progetto e lo scopo portati avanti abbiano fatto registrare numerose adesioni in appena due uscite. E col comitato intercontrade sono state anche sviscerate le battaglie fatte in 10 anni ed elencati i risultati ottenuti, a partire dalla rotatoria per finire l'acquedotto di Gadimeli. Intanto però tante zone sono costrette a fare i conti con disservizi pesantissimi che abbassano la qualità della vita di chi abita in queste contrade. Lottiamo adesso per la rete idrica, siamo a buon punto, ha spiegato lo stesso Calabrese, ma non ci fermeremo, vogliamo da subito fognature, marciapiede e pali della luce decenti. Abbiamo anche diffidato il sindaco a febbraio avvisando le forze dell'ordine in merito proprio alla pubblica illuminazione indecorosa e ai pali tolti e mai sostituiti. Chiediamo quindi e vogliamo diritti, conclude Calabrese, che ci vengono negati nonostante paghiamo le tasse come tutti i cittadini, per cui la battaglia andrà avanti senza tentennamenti di sorte. Marina di Ragusa piange uno spirito libero e anticonvenzionale. È scomparso infatti Enzo Gallaro, 68 anni pescatore, corpo senza vita trovato casualmente da alcuni passanti nei pressi di Piazza Torre, accasciato sotto le scale che collegano la spiaggia al lungomare. Gli agenti di polizia e quelli del soccorritori del 118 ci hanno messo poco a capire che si trattava del vecchio pescatore, uno dei personaggi più noti e simpatici della frazione appunto balneare ragusana, ben voluto da tutti per il suo modo di vivere appunto anticonvenzionale. Era stata dedicata ad un ragazzino che aveva perso la vita tragicamente. Oggi la piazzetta Simone di Franca è ridotta veramente malissimo, lo denuncia la consigliere d'insieme Elisa Marini. Ho raccolto le segnalazioni di cittadini ragusani e mi sono indignata, avendo chiesto maggiore attenzione che purtroppo non è arrivata. Così la consigliera comunale d'insieme Elisa Marino riguarda le condizioni di assoluto degrado in cui è ridotto piazzale Simone di Franco, un sito dedicato alla memoria di un ragazzo tragicamente scomparso. Purtroppo nel tempo, sottolinea la Marino, a causa di una certa disattenzione dell'amministrazione comunale e soprattutto per l'inqualificabile comportamento di alcune persone che non trovano di meglio da fare se non distruggere tutto quello che capita loro sotto tiro,
Lo spazio in questione è in completo abbandono e degrado. Sembra sia passato un ciclone, continuò l'esponente d'insieme, per non parlare di sporcizie varie scritte sui muri. Per cui, in attesa che si possano prendere provvedimenti nei confronti di chi non ha alcun interesse per il bene comune, oltraggiando in maniera assurda la memoria di uno sfortunato ragazzo, la Marino chiede all'amministrazione comunale di provvedere a sanare questo disagio e di pensare anche ad installare delle telecamere di sorveglianza, strumenti di dissuasione e deterrenza verso i vandali che imperversano in città. Notizia mountain bike a chiudere con risultati ancora positivi per i giovani della Bike Eco di Ragusa che hanno conquistato tre primi posti nella gara domenica a Ganci in provincia di Palermo, sul podio Federico Campo, Davide Di Stefano e Federica Occhipinti. Ci fermiamo dopo. Eventisicilia.tv, il quotidiano online ipparino che ti informa con notizie in tempo reale e video sui principali fatti della provincia di Ragusa. Eventisicilia.tv, l'informazione più veloce e sempre aggiornata. Siamo al riepilogo dei fatti in primo piano. Ancora una tragedia del mare nel canale di Sicilia, 25 morti, da cui due soli recuperati giunti a Rappozzallo. Fermato lo scafista del gommone che si era squarciato in mare aperto. Ne sono arrivati 250 col gommone con 160 migranti a bordo che si è rotto causando la caduta in acqua di 25 persone. La polizia ha inoltre arrestato un nigeriano già espulso ma che era rientrato in Italia. Conferenza di servizio lunedì per la realizzazione dell'autostrada Ragusa-Catania e per il parlamentare Nello Di Pasquale Rosso Ragusa, il traguardo è ormai vicino. Ieri due esponenti regionali a Catania alla riunione tecnica preparatoria in vista alla conferenza. La percezione per entrambi è quella di un lavoro complesso, arrivato però a pochi passi dal traguardo. La Soacqui al verde lo sostengono al meetup di Comi, sotto alle parlamentari 5 Stelle Maria Lucia Lorefice e Vanessa Ferreri. Servono, dice, competenze e basta con incarichi politici. La Soacqui che rasca il barile non può andare lontano. Per i grillini, proseguendo su questa strada, si rischia solo un colossale fallimento che la provincia non può permettersi, per cui è arrivato il momento di svoltare. Lavoro in corsa da CATE per sistemare strade, verde pubblico, acqua e pulizia dei quartieri. Sono le priorità cittadine del sindaco Raffo, tra l'altro tutte a costo zero. Si sta intervenendo su Villa Garibaldi, lasciata per anni in totale abbandono, ma anche su Villa Margherita e sul cimitero, senza dimenticare il verde pubblico. Da risolvere invece il problema idrico delle condotte otturate. A Comiso l'opposizione chiede chiarezza al comune sull'ordinanza con cui si vieta l'utilizzo dell'acqua ai fini domestici. Siccome si parla di salute, dicono dall'opposizione, occorre informare la città. I consiglieri di Trapani e Schembari si chiedono infatti in cosa consiste il problema e quando la Spedire Aguse ha comunicato i risultati dei campioni prelevati, preannunciata da Ediu una specifica interrogazione consiliare sull'argomento. È tutto, grazie per l'attenzione, appuntamento alle prossime edizioni.